Dante medita sui propri sentimenti e sull'idea delle nuove rime. Così, quasi per chiarire a se stesso che cosa sia questo amore, invitato da un amico, compone il sonetto Amore e il cor gentil sono una cosa, in cui afferma il legame inscindibile tra amore e cuore gentile, cioè un cuore virtuoso, spiritualmente elevato. Dante afferma di riprendere questa teoria d'amore dal saggio poeta bolognese Guido Guinizelli, che aveva affermato l'identità tra amore e cuore gentile nella canzone Al cor gentil rempaira sempre amore. Dalla riflessione su amore, Dante passa alla lode di Beatrice e compone il sonetto Negli occhi porta la mia donna amore. Beatrice è colei che fa nascere amore nel cuore gentile e suscita in chi la vede la disposizione ad amare. Alla sua vista e al suo saluto l'animo si purifica in un'atmosfera di miracolo. La bellezza e la perfezione di Beatrice fanno scaturire gentilezza e nobiltà nell'animo di chi la incontra, che diventa capace dei più alti e nobili sentimenti. La purezza dell'amore viene evidenziata dalla dolcezza e musicalità dell'espressione poetica. Dante sente l'inadeguatezza delle parole per poter descrivere questo miracolo e per onorare degnamente Beatrice chiede aiuto alle donne gentili. Davanti a lei fuggono la superbia e l'ira, nemici del cor gentil, ricolmo di sentimenti di purezza, amore, umiltà e bontà. Il sonetto si chiude con la rappresentazione del dolce sorriso di Beatrice, che non si può descrivere né ricordare. Il sorriso di Beatrice è l'oggetto di una cartolina della metà del secolo scorso, firmata da Enrico Vannuccini, uno dei massimi artisti incisori italiani del Novecento. Al preciso riferimento al sonetto Negli occhi porta la mia donna amore, Vannuccini aggiunge nel retro la didascalia. Beatrice, creatura angelicata, immagine di bene e di perfezione, illuminò, rasserenandola, la tormentata esistenza di Dante, che sembra una riflessione anche sulla propria tormentata vita. Enrico Vannuccini, nato a Barullo nelle campagne di Cortona, rimasto orfano di padre, si trasferì con il resto della famiglia a Firenze, dove frequentò la scuola agraria, che a quel tempo aveva la sua sede a Le Pavoniere nel Parco delle Cascine. Al termine della sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, trovò lavoro a Milano, in un'agenzia pubblicitaria, come disegnatore di manifesti e cartelloni. Qui conobbe Marinetti e si avvicinò all'ambiente futurista. Fallita la ditta, si trasferì a Roma, lavorò come ceramista e frequentò gli ambienti artistici e letterari della capitale, diventando amico di De Chirico, Ungaretti, Cardarelli. Tornato a Milano, l'artista si affermò grazie alla conoscenza dell'editore Bolaffio. Sfollato a causa della Seconda Guerra Mondiale, Vannuccini stabilì il suo laboratorio sul lago di Como. I suoi disegni hanno ispirato Woody Allen e Ingmar Bergman.
Appresso che questa canzone fu alquanto divulgata tra le genti, con ciò fosse cosa che alcuno amico l'udisse, volontade lo mosse a pregare me che io li dovesse dire che è amore, avendo forse per l'udite parole speranza di me oltre che degna. Onde io, pensando che appresso di cotale trattato bello era trattare alquanto d'amore, e pensando che l'amico era da servire, proposi di dire parole nelle quali io trattassi d'amore, e allora dissi questo sonetto, lo qual comincia Amore e il cor gentil. Amore e il cor gentil sono una cosa, siccome il saggio in suo dittare pone, e così esser l'un senza l'altro osa, com'alma razional senza ragione. Falli natura, quand'è amorosa, amor per sire, e il cor per sua magione, dentro la qual dormendo si riposa, talvolta poca e tal lunga stagione. Bieltate appare in saggia donna pui, che piace agli occhi sì, che dentro al core nasce un disio della cosa piacente, e tanto dura talora in costui che fa svegliar lo spirito d'amore, e simil face in donna omo valente. Questo sonetto si divide in due parti. Nella prima dico di lui in quanto è in potenzia, nella seconda dico di lui in quanto di potenzia si riduce in atto. La seconda comincia quivi, bieltate appare. La prima si divide in due. Nella prima dico in che soggetto sia questa potenzia. Nella seconda dico, siccome questo soggetto e questa potenzia siano prodotti in essere, e come l'uno guarda l'altro come forma materia. La seconda comincia quivi, falli natura. Poscia, quando dico bieltate appare, dico come questa potenzia si riduce in atto, e prima come si riduce in uomo, poi come si riduce in donna, quivi e simil face in donna. Poscia che trattai d'amore nella soprascritta rima, vennemi volontade di volere dire anche in loda di questa gentilissima parole, per le quali io mostrasse come per lei si sveglia questo amore, e come non solamente si sveglia là ove dorme, ma là ove non è in potenzia, ella mirabilemente operando lo fa venire. E allora dissi questo sonetto, lo quale comincia negli occhi porta. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò ch'ella mira, ov'ella passa, ognon ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core, sicché bassando il viso tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia ed ira, aiutatemi donne farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlar la sente, ond'è laudato chi prima la vide. Quel ch'ella par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente. Sì, è novo miracolo,
e gentile. Questo sonetto si ha tre parti. Nella prima dico, siccome questa donna riduce questa potenza in atto, secondo la nobilissima parte dei suoi occhi. E nella terza dico, questo medesimo, secondo la nobilissima parte della sua bocca. E intra queste due parti è una particella che è quasi domandatrice d'aiuto alla precedente parte e alla sequente, e comincia quivi, aiutatemi donne. La terza comincia quivi, ogni dolcezza. La prima si divide in tre, che nella prima parte dico, siccome virtuosamente fa e gentile tutto ciò che vede, e questo è tanto a dire quanto inducere amore in potenza là ove non è. Nella seconda dico, come reduce in atto amore nei cuori di tutti coloro cui vede. Nella terza dico, quello che poi virtuosamente adopera nei loro cuori. La seconda comincia quivi, ov'ella passa. La terza quivi, e cui saluta. Poscia, quando dico aiutatemi donne, do a intendere a cui la mia intenzione è di parlare, chiamando le donne che m'aiutino onorare costei. Poscia, quando dico ogni dolcezza, dico quello medesimo che detto è nella prima parte, secondo due atti della sua bocca, l'uno dei quali è lo suo dolcissimo parlare e l'altro lo suo mirabile riso, salvo che non dico di questo ultimo come adopera negli cuori altrui, però che la memoria non può ritenere lui né sua operazione.